Photo Solstice è una sezione di un progetto più ampio che si chiama Ars, Arte Condivisa in Sardegna. È un progetto proprio della Fondazione di Sardegna, è un progetto che serve, che è stato concepito per consentire di valorizzare il proprio patrimonio artistico della Fondazione. Accanto a questa valorizzazione degli oggetti d'arte del Novecento sarda, ha pensato di concentrarsi anche sulla fotografia, un mezzo per certi versi trascurato, ma di una grande importanza culturale e anche scientifica. Io comincerei col dire che quando si viene qui si percepisce in quest'isola l'esistenza passata di un dolore, che è un regno di paradossi, come spesso succede nella storia. E in questo è anche l'isola che vede stare nello stessi spazi molto vicini il capo di Cosa Nostra, Totò Riina, e poi Falcone e Borsellino, che sono qui per estendere nel 92 l'ordinanza sentenza per i giudici del massimo processo. È l'attività più importante dal punto di vista organizzativo e anche finanziario del parco è l'educazione ambientale. Poi il parco ovviamente si deve occupare della ricerca scientifica, si deve occupare soprattutto della conservazione della natura. Walter Benjamin osserva che Julian Green rappresenta i suoi personaggi ciascuno in un gesto caratteristico. E appunto mi aveva colpito quindi la relazione speciale che mi sembrava esserci tra la fotografia e il gesto. Ed è di questo tema che vorrei oggi parlarvi. In queste prime giornate di studio ho voluto fortissimamente che queste giornate coinvolgessero anche filosofi come Giorgia Gambes, Monica Ferrando la pittrice, Maurizio Caprara, giornalista e storico, Matthew Montit, fotografo e professore al Mass Art di Boston, e mi interessano le ibridazioni, le contaminazioni tra le arti, non mi interessa il tecnicismo. E questa fantastica isola dove puoi stare per 3 giorni, 4 giorni, quanto vuoi, da solo, con un silenzio così forte, con delle contaminazioni visive, dei paesaggi magnifici, è esattamente il posto ideale per farlo. È l'occasione per riunire una comunità di giovani fotografi, di intellettuali, artisti, scrittori, una comunità che si ritrova in quest'isola meravigliosa, protetta e conservata da un parco nazionale che è super conosciuto nel mondo per la sua bellezza, ma che può essere valorizzato ulteriormente, questa è la nostra piccola ambizione, valorizzato immaginando la presenza anche di iniziative culturali.